questo è il mio prossimo canale. Oggi vediamo un altro calendario dell'avvento di quest'anno. Vi parlo del calendario multi-brand della Lancôme, quindi non è un calendario loro classico dove ci sono solo dei prodotti della Lancôme, ma loro che hanno lanciato un calendario con altri brand dentro, che vediamo anche già davanti sull'albero di Natale, che c'è ovviamente Lancôme, c'è Giorgio Armani, Biotherm, Yves Saint Laurent, molto interessante. Questo calendario costa al momento 137 euro e ha un valore oltre di 320 euro. Io l'ho acquistato sempre su un sito tedesco, vi lascio il link sotto, quindi anche a me l'hanno mandato in Italia. Comunque dovete essere veloci perché è già la seconda volta che era esaurito, penso più di 3 volte, ovviamente anche con il tempo non lo lanciano un'altra volta, quindi se siete interessati dovete essere veloci. E ho visto sul loro sito che hanno fatto anche un errore, perché loro scrivono sopra del 2022 e sotto 2021, comunque è simile del 2021 ma non è quello del 2021, quindi di quest'anno. E adesso lo vediamo nel dettaglio. Mi sono pure sbagliata, non ha un valore oltre di 320 ma 350 e hanno 3 full size dentro. E comunque dietro abbiamo tutti i prodotti e davanti molto carino, hanno fatto sempre un design come l'anno scorso nel rosso e oro, molto adatto a Natale. E per trasportarlo hanno messo anche una cosa per prenderlo in mano per bene, tipo una borsa, molto carino. Questo è il calendario. Il calendario è fatto a cassettini, quindi si potrebbe riutilizzare, e cominciamo subito con il primo cassettino. Il primo cassettino è molto grande e si trova subito all'inizio del calendario. E penso che sia proprio già una full size. Qua abbiamo della marca Biotherm una crema per il corpo, 48 ore di idratazione e con 100 ml, questa è una full size. Adesso mi sono accorto che loro l'hanno fatto in modo molto semplice, che non si devono cercare i cassettini, li hanno messi in ordine. Quindi accanto troviamo il 2, sotto 3, accanto il 4, va bene, si può fare così più semplice, anche se con 24 così grandi si potrebbe anche mischiare. Qua abbiamo il numero 2, già il cassettino ci dice cosa troviamo dentro, un prodotto di Armani, e anche dietro troviamo sempre il numero con qualche informazione sul prodotto. E anche qua abbiamo una full size di Giorgio Armani, abbiamo sempre una crema per il corpo della fragranza C con 75 ml, molto buono, il prodotto è molto valido, però sinceramente abbiamo già il secondo prodotto crema corpo, i primi 2 giorni, quindi anche lì potevano magari mischiarlo un po' meglio. Una cosa molto buona che hanno messo anche le barre in mezzo, quindi i cassettini non cascano giù, molto pulito e molto buono. Numero 3, un cassettino un po' più piccolo e molto leggero. In effetti qua abbiamo una prova dentro con 5 ml molto piccolo della marca Biotherm. Abbiamo Blue Therapy Revitalize Night, questo è un siero per la notte che ci aiuta di trattare un po' le nostre rughe e anche di avere un glow la mattina dopo, quindi di idratare bene la nostra pelle e di illuminarla. Con 5 ml un po' piccolino. Visto che hanno detto che ci sono 3 full size e già abbiamo avuto 2, spero che gli altri cassettini non siano così piccoli come quello della numero 3 della Biotherm con 5 ml, perché sarebbe un po' troppo piccolo per il prezzo che costa. Vediamo subito il numero 4, un prodotto della marca Valentino. E qua di Valentino hanno messo un profumo che si chiama Born in Roma, molto carino, è una miniatura, però è fatto molto molto carino. Vedete la buccetta, molto elegante, molto carino. A chi piacciono ovviamente queste miniature di profumo, questi calendari multi-brand sono veramente spettacolari, perché ci mettono sempre tanti, minimo 4. E comunque delle boccette e anche delle marche molto costose. La fragranza comunque è molto piacevole, molto fresca e floreale. Cassettino numero 5. Qua abbiamo un prodotto piccolo della marca Lancôme e penso che sia un rosetto nel colore 274.
Molto bello, un colore che va un po' sul nude scuro, sul marrone, un colore molto elegante, un colore che va con tutti i tipi di labbra, un colore veramente molto bello. E anche la grandezza è piccolissima, però per la borsa molto molto chic. Giorno numero 6, San Nicolà, mi aspetto qualcosa di grande o almeno di particolare. Eccolo qua. Non pesa molto. Abbiamo un'altra miniatura di profumo e qua abbiamo della Mugler come l'originale, Alien, il profumo, molto carino. È un profumo che deve piacere, a chi piace se lo ricombra sempre, però non è un profumo che piace a tutti, sinceramente. Dico la verità, a me mi piace. Però è una fragranza che è molto dolce, quindi deve piacere, però il packaging top. Numero 7. Nel numero 7, wow, troviamo la marca Yves Saint Laurent e qua abbiamo Lash Clash, che penso che sia il loro mascara. Wow, yes, è un mascara e anche lo scovolino è molto bello, è molto interessante. Abbiamo scovolino sintetico e abbiamo comunque una forma delle setole molto lunghe ma molto folte, quindi per voluminizzare le nostre ciglia e per avere anche un effetto ciglia finte. Giorno numero 8, il giorno in cui qua mettiamo tutta la decorazione natalizia in Italia, abbiamo un prodotto piccolo, sempre della Biotherm e sempre 5 ml. Sempre della Blue Therapy e qua abbiamo Red Age Extract, questo è sempre un siero però per il giorno, per la pelle molto secca, a base di collagene e peptide per rimpolpare e idratare la nostra pelle, però grandezza no. Giorno numero 9, un cassettino un po' più pesante e anche un po' più grande e qua abbiamo sempre della marca Lancôme. Qua hanno messo un Multi Lift Ultra crema. Questa è una crema contro le rughe ed è un barattolo anche per provarlo con 15 ml fattibile. Giorno numero 10, ovviamente accanto. Sempre della marca Yves Saint Laurent, sempre un rosetto. E questo è un rosetto sempre in un nude, ma questo va più sul rosa, sempre dei colori molto molto belli, anche il packaging molto elegante. È sempre una miniatura, però un rosetto dura sempre molto tempo, quindi per la borsa è perfetto. E i colori che abbiamo trovato finora, un nude scuro nel marrone, un nude scuro nel rosa, molto buono. Giorno numero 11, molto pesante, forse potrebbe essere un'altra miniatura di profumo. No, abbiamo un shower gel della marca Lancôme, La Vie est Belle, è con 50 ml fattibile. Numero 12, metà del tempo passato, prima di Natale. E qua abbiamo sempre una piccola prova della Biotherm con 5 ml e qua abbiamo un anti-aging, questa è la crema. Prima avevamo un siero di questa linea e qua abbiamo la Blue Pro Retinol Crema. Questo è una crema che ci aiuta di rinfrescare il nostro viso e soprattutto di combattere proprio le rughe, perché il retinolo ci aiuta di combattere le rughe. Con 5 ml non ne dobbiamo parlare, troppo rughe. Però numero 13 abbiamo sempre la marca Biotherm. E il cassettino è un po' più grande, quindi spero che Biotherm adesso offre qualcosa un po' più grande. Ok, hanno messo una maschera e questa è la Life Plankton Essence in Mask. Questa è una maschera in tessuto con plankton, quindi questa è una maschera che ci aiuta di pulire il nostro viso e anche di idratarlo perché abbiamo anche acido ialuronico dentro. Va bene. Numero 14, un cassettino grande e molto pesante. Abbiamo sempre
un shower gel, adesso sempre di Armani, e qua ha messo acqua di gioia con 75 ml. Avevamo una crema di lui per il corpo della fragranza, sì, e qua acqua di gioia per farsi la doccia, niente male. Sinceramente, le marche più costose, tipo Armani, Saint Laurent, mettono dei prodotti più costosi o diciamo le grandezze più fattibili che magari una marca Biotherm, che in confronto a una marca come Armani, Saint Laurent, non costa neanche così tanto. Ok, numero 15. E dentro si trova una crema per le mani e per le unghie della marca Victor & Rolf, e con 50 ml per una crema per le mani, niente male. Si chiama Flower Bomb e in effetti la fragranza fa proprio pensare a un prato pieno di fiori, molto buono. Sempre della marca Lancôme, e qua abbiamo il loro Genifique Jeu, quindi il loro siero Genifique per gli occhi, con 5 ml è sempre poco, però come un siero per gli occhi 5 ml va bene, e soprattutto perché è un prodotto molto costoso. Anche nel giorno 17 troviamo qualcosa della marca Lancôme e hanno messo della fragranza Idol, una crema per il corpo. Questa sarebbe, mi sa, la terza crema per il corpo, spero che adesso basta. Numero 18, un cassettino molto grande. E qua Biotherm ha messo una full size. Ecco. Hanno messo una full size del loro stick antitrasparente 48 ore di 75 ml. Questo è una full size. Io sinceramente con questi stick antitrasparenti non mi piacciono molto, perché mettendoli lasciano sempre la sensazione di essere bagnato sotto le ascelle. Non lo so, voi ditemi cosa ne pensate, li usate questi prodotti? Giorno numero 19, grande come il cassettino del numero 18. E qua abbiamo una marca molto buona, abbiamo Prada, della fragranza Paradox, con 50 ml, sempre però una body lotion, quindi questo mi sa è la quarta body lotion, però abbiamo Prada. E sinceramente non ho mai avuto un prodotto skincare di Prada, quindi sono molto curiosa della fragranza. Molto, molto elegante, quasi sexy come fragranza. Dà anche il senso di lusso, molto buono. Comunque la consistenza è molto acquosa, quindi molto ben adatta a chi non piace di usare i prodotti che hanno una consistenza molto forte, soprattutto magari di giorno quando uno poi si deve vestire. Prodotto utile. Numero 20, sempre della marca Yves Saint Laurent. E loro mettono una miniatura di profumo, il loro profumo Libre, che questo è come la crema di Prada, un profumo che è molto elegante, già il packaging è molto elegante, molto bello, anche la fragranza è molto femminile ma molto adulto, un profumo per uscire la sera, dà veramente il senso di lusso. Giorno 21, un cassettino un po' meno pesante, però un prodotto wow, sempre della marca Lancôme, hanno messo il loro Genifique, e penso che questo è il siero per il viso invece, infatti è questo il Advanced Genifique con 7 ml, il siero classico per il viso, però un siero molto buono. Giorno numero 22, sempre una miniatura di Armani, e lui ha messo il suo profumo My Way, con 7 ml, vabbè la miniatura, però molto bello, cute, come l'originale, solo piccolo, molto bello. Anche questo è un odore molto piacevole, è un po' più fresco, un po' più fruttato e anche molto floreale, buono. Giorno numero 23, penultimo giorno della vigilia, e sia il 23 che il 24 sono cassettini grandi. Il 23 abbiamo un altro prodotto della Giorgio Armani, e qua ha messo sempre una crema per il corpo, che già aveva messo quella classica della fragranza Sì, e qua ha messo Sì Passion, che è una fragranza un po' più intensa.
Comunque mi sa che anche questa è una full size, o con 75 ml forse una travel size, non lo so. Giorno numero 24, la vigilia, e in confronto al giorno 23, un cassettino molto leggero. Però qua abbiamo un'altra full size, quindi uno di questi prodotti più grandi delle creme e dei shampoo e del bagno schiuma erano delle travel size, invece questa è una full size. Hanno messo Lancôme, la loro Idol, la mascara che abbiamo avuto anche già davanti sulla foto nell'alberello, e questa è una mascara classica di loro, una mascara molto efficace, a chi piace, però lo scovolino in silicone è un scovolino curvato con delle setole corte e dall'altro lato anche un po' più lungo, quindi questa è una mascara che prevede di allungare le nostre ciglia, meno volume però. Ragazzi, questo era il calendario multibrand della Lancôme. Sinceramente, per il prezzo si dovrebbe pensare se uno vorrebbe spendere questi soldi per questo calendario. Però sinceramente a me il calendario non mi è dispiaciuto, perché comunque le miniature dei profumi che hanno messo sono marche molto buone, con dei flaconi molto molto belli. Non è lo spruzzatore che piace più a me, però non è una marca no name, non è una marca un po' meno costosa, hanno messo veramente marche high end, e anche i full size che hanno messo, i lipstick delle marche Yves Saint Laurent e anche di Lancôme, top. A me mi piace questo calendario, fatemi sapere come lo trovate voi e ci vediamo presto, ciao ragazzi!